uno sprint più che mai platonico, ma siamo già a Parma, siamo alla fantastica crono di Vittorio Adorni. Grande favorito è Jacques Anquetil, che ha iniziato il giro in sordina e che proprio grazie a questa prova contro il tempo dovrebbe risalire la corrente e riproporsi per la vittoria finale. Ma guardate Adorni, il suo perfetto stile, la potenza, la grinta e l'applauso della gente, corre in casa, sono tutti per lui, al numero uno sulla schiena e l'ultimo vincitore del giro, l'ultima maglia rosa, alla ricerca di un ipotetico bis. Adorni è eccellente, stupendo, vince lui la cronometro, batte il favoritissimo, batte il re degli specialisti, Jacques Anquetil, che vediamo qui in azione, potente come sempre, perfetto nello stile, ma questa volta soltanto secondo. Ecco Jacques Anquetil che sta per concludere la sua prova. Al terzo posto un altro cronoman davvero possente, Rudy Altig. Qui invece vediamo Gianni Motta che dovrà vincere questo giro. Gianni Motta che sa difendersi bene a cronometro, che non spinge un rapporto molto potente perché pensa già alle salite che ancora dovranno venire. E la cronaca della corsa dirà che avrà ragione lui. Ecco Gianni Motta, agile ma comunque in possesso di un bello stile, che conclude la sua prova. Maglia rosa, quel giorno, è ancora lo spagnolo Julio Jiménez. Eccolo nelle sue ultime pedalate con il simbolo del primato addosso. L'aveva conquistato a Monesi, ha saputo reggere all'assalto degli sprinter, ma adesso contro il tempo deve arrendersi. Pensava forse di poterla cedere al suo capitano Jacques Anquetil, ma non è così. La maglia rosa va a Vittorio Adorni.